GF VIP 7, Alfonso Signorini, in arrivo parecchi nuovi vipponi inaspettate, uno viene da oltreoceano. Ecco quando entreranno nella casa. Alfonso Signorini, attuale conduttore del Grande Fratello VIP 7, ha snocciolato alcune questioni che lo riguardano per i microfoni di Casa Chi. Intervistato da Azzurra Della Penna, ha parlato del cast del game show e anche di un evento molto chiacchierato al quale avrebbe dovuto partecipare. Parliamo del matrimonio di Francesca Cipriani, ex concorrente del GF VIP, col suo compagno Alessandro Rossi. Signorini aveva accettato di fare da testimone alla coppia, ma poi, per alcuni motivi, non ha potuto mantenere l'impegno. Al suo posto figurava, il giorno delle nozze, Lucas Casella. Il web è impazzito a tal proposito, e il direttore di Chi ha chiarito i motivi della sua assenza. Lì non avevo il gettone e non mi sono presentato. Scherzo. Grazie per la domanda. Mi faccio serio. Non ho replicato a tutta questa polemica enorme, mi sono ritrovato sul web come quello che dà buca a un matrimonio. Non ho dato buca a nessun matrimonio, questo ci tengo a dirlo, e lo sanno bene Francesca e Alessandro. Avevo accettato l'invito e risposto di sì al mio ruolo da testimone, ma 15 giorni prima delle nozze li ho avvisati perché ho avuto un impedimento professionale, avendo avuto inderogabile. Se poi loro non hanno fatto in tempo a cancellare il mio nome, di questo non sono a conoscenza. Anche Lucas Casella non è stato un ripiego. Conosco le regole della buona educazione e mai mi sarei sognato di dare buca ad una cosa così importante. Le basi le conosco. I problemi sono altri, ma io sarei andato molto volentieri anche perché io mi diverto a frequentare gli ex del GF VIP. È stato un dolore non essere andato, ma io faccio tante cose nella vita e non volevo passare per maleducato. Invece, a proposito dei papabili nuovi concorrenti, Alfonso si è sbilanciato un pochino, annunciando sorprese inaspettate. Io di solito non mollo un cecio nemmeno a pagare. Però vi confermo diversi nuovi concorrenti. Ci saranno tante sorprese assolutamente inaspettate. Ci saranno nuovi ingressi di concorrenti proprio durante le puntate pre e post natalizie e saranno anche parecchi a dire il vero. E poi ci sono tante sorprese, due strepitose che mi sono proprio coccolato giorno per giorno e divertiranno molto i nostri amici a casa. E una arriva dall'altra parte dell'oceano proprio così e in questo momento è ancora oltreoceano. Sono delle new entry molto interessanti. Că poate fac doar lucruri care îmi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel, de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum